Questo progetto Tourism in the Climate Change Era è un progetto che si sviluppa dal 2015, dall'inverno 2015, e tratta il tema del cambiamento climatico, del global warming, attraverso la lente del turismo. Perché reputo, ho trovato questo filtro, questa chiave di lettura molto interessante per parlare non soltanto del fenomeno climatico e ambientale, ma anche di come gli effetti di questo influiscano sul nostro modo di vivere, sulla nostra qualità della vita. Ho trovato che la vacanza, il tema della vacanza, sia un po' uno status symbol della classe media ricca, dei paesi ricchi, dei paesi europei e occidentali in generale, e che vederlo, mostrare questo cambiamento, mostrare che il cambiamento climatico mette in discussione le vacanze dei propri sogni, mi è sembrato un interessante stratagemma per poter in qualche modo provare a sensibilizzare appunto quello che siamo noi, cioè la classe media occidentale. E per me è sempre stato molto difficile trovare una soluzione che potesse raccontare di questo tema a un audience, a un pubblico appunto di cui anch'io faccio parte, no? Siamo poco sensibilizzati forse dalle catastrofi climatiche drammatiche che accadono nei paesi lontani, sud-est asiatico, Africa e tutto, no, paesi per noi remoti, insomma. Quando gli effetti del cambiamento climatico toccano anche le cose che conosciamo da vicino, come appunto il turismo invernale, è forse un modo per toccare più da vicino la sensibilità delle persone. Ho tentato di utilizzare un linguaggio ironico, appunto perché trovo che l'ironia sia uno strumento molto efficace per poter cogliere l'attenzione di chi osserva queste foto. Ma appunto queste foto spero abbiano anche un'ironia un po' tragica, se vuoi, che poi mi auguro permetta di riflettere, di aprire riflessioni una volta che il sorriso è passato. Il lavoro è stato svolto sulle Dolomiti in Italia, nelle zone del Mar Morto, del fiume Giordano e del deserto di Israele e Palestina, e nell'Artico appunto ho avuto la fortuna e l'opportunità di viaggiare in Islanda, Groenlandia e Canada grazie alla fondazione di Brochet, che mi ha permesso, finanziandomi questo progetto, di proseguire questo lavoro. E poi appunto lo considero un progetto che sta tuttora proseguendo e con l'idea appunto di lavorare su zone, appunto un atollo che è lo stato simbolo della vacanza di lusso, che sono le Maldive.